tanta buona benvenuti ragazzi, qui Mr. Spawn e Mr. Camper a commentare il sesto episodio di Mythbusters su zombie. Mito numero 1, Gazer Iramo ci domanda: se ho il Juggernaut, uno zombie può uccidermi con due colpi o meno? Dunque, cioè, la domanda è sempre quella: far merenda o no con Girella? Ah, pensavo con Nutella. Ok, va bene. Comunque, allora, se noi abbiamo il Juggernaut, 5 colpi si resiste anche. Esatto, una roba così. Se non lo abbiamo, 2 colpi andiamo a terra, a qualsiasi round. Ora siamo al round 8, teoricamente. Ok, spiegatemela, scusate. No, io avevo commesso 1000 crediti di Juggernaut, 2500 quanti sono, e sono morto. C'è una spiegazione però, che se veniamo colpiti dai raggi del Wunderwaffe, c'è uno stato di bug che praticamente ci fa scomparire il potere del Juggernaut. Il simbolino rimane, ma il potere è scomparso, quindi sì, andiamo a terra con 1-2 colpi. Esatto. Quindi, bella merda. Sì, esatto, non comprate quell'arma su World at War perché fa cagare. Confirmed. Mito numero 2, c'è una domanda a Jumbo. Su Ascension, se lancio una granata o una matriosca dentro il dispositivo di Gersh, si teletrasporteranno? Ascension. Presumo che questo sia quel dispositivo famoso. No, presumo che sia l'occhio di Sauron. Ok, va bene. È lui. Hai presunto male. Qui noi ci ficchiamo dentro tutta la spazzatura che abbiamo in tasca, più o meno. Spazzatura. Matriosche. Buttiamone altri, riproviamoci. Qui non si capisce ancora, però. A me sembra che in realtà si veda il fumello delle granate. Qui dentro siamo entrati, diciamo, e non esplode niente. Quindi teoricamente non ci passa nulla attraverso. Un po' come era con i tips precedenti col portale di Narnia nell'altra portale mappa. Di Agartha. Esatto. Ma loro ci vogliono riprovare. No ragazzi, no. Non si teletrasportano le granate. Trasporta solo corpi. Ma come San Tommaso, non ci crede finché non mette il naso. Facciamo pure il replay. E così anche Gesù ha convinto tutti. Qua si vede che la granata ha rimbalzato per terra dopo. E qua si vede il fumello dietro. Si vede. Ragazzi, che fidatevi. E anche l'esplosione. Sempre cazzo. Voi che non vi fidate, voglio dire. 3 volte l'ha fatto vedere pure con rallenti. No, qui è busted. Niente da fare, mito numero 3. Davide Runner 1. Su Darrise è possibile saltare da una piattaforma all'altra senza cadere? Darrise, tedesca. Okay, qui le piattaforme sono queste e ci fa vedere che con un salto standard non ci si riesce. Ma se la domanda era questa, probabilmente ci sarà qualche trucchettino, qualche glitch che ci permetterà di farlo. Vediamo. No, qua ci indica che non si riesce a fare, ma adesso c'è riuscito. C'è riuscito. Perché? Quale bug glitch ha usato? Si chiama jump strafe o qualcosa del genere, che consiste nel salto guardando da un'altra parte, mi giro e arrivo prima. Il salto di Marotta, insomma. Esatto. Mito numero 4, c'è domanda a Infernus Rebo. Su Killer Totem a round 100, una torretta robot riesce ad uccidere un viscidone? Perché farlo a round 99 era troppo mainstream. Arriviamo a round 100. Lui avrà fatto il record mondiale intanto per fare questo mito. Quella sorta di Gollum è un viscidone. La vita degli zombie in zombie sale round 100. Esponenzialmente. Questo qui ha più o meno la vita che tende a infinito. Quindi puoi avere anche una bomba nucleare e ci vorrà molto tirarlo giù. Vediamo insomma se muore prima il viscidone o si esaurisce. O si surriscalda, si esaurisce la torretta. Esatto. E qui va avanti per un bel po' e questo viscidone. Vediamo che comunque la torretta spara solo al viscidone. Gli altri zombie non li caga. La torretta non spara più. Si disattiva e niente da fare. E quella roba lì è ancora lì. C'è troppa vita. Quindi ragazzi, a round 100 dovete ingegnarvi in altri modi perché sarà dura. Busted. Ok, mito numero 5, c'è una domanda. Zombie collateral. Se lancio una MP ai cani infernali, li addormento? Domanda interessante. No, interessante, sì, davvero. Siamo su fattoria. Mi sembrano un po' agitati quei cagnetti, eh? Sì, sono un po' sovraeccitati, quindi l'idea è di prendere questa EMP, utilizzarla tipo come sedativo per cavalli. Esatto, funge da sedativo per cavalli. Li mettiamo a tacere, poi li spariamo, ma a quanto pare non funziona. No, sono troppo esagitati, quindi ragazzi, cazzo, correte, che cazzo volete fare? O sparate, visto che avete un mitra in mano. Il gioco è basato sulle armi, busted. Mito numero 6, c'è una domanda, Halahert. Su 5, il dottore mi uccide se non ho armi in mano? Ormai questo dottore di 5, che è più famoso del Dottor House. Su serio, guarda qui, dottore di fama internazionale, si fa i viaggi nel tempo per venire a trovarci. Mandiamo la nostra arma al pack-a-punch e non ce la riprendiamo perché vogliamo rimanere senza armi. Beh sì, la cosa più masochista possibile, nel gioco di zombie, rimaniamo senza armi, visto che possiamo delle armi potenziate. Ecco qua, dottore, un po' incazzato dopo, perché sì, effettivamente fare un viaggio temporale alla sua età farebbe incazzare chiunque. 80 anni ce li ha buoni, ragazzi. Ci fotte l'arma. Ma che arma? Non siamo morti, però, cioè, non ci ha fottuto niente. Se però uccidiamo il dottore,
Noi non riprendiamo un'arma speciale, semplicemente non abbiamo niente. Niente da fare. Abbiamo, cioè, questo... abbiamo perso niente, abbiamo recuperato niente. Lui ci ha rubato niente. Basti. Mito numero 7, l'ultimo, ci domanda A e D, passo. Call of Duty è il gioco più buggato del mondo. Sì, te lo dico io adesso. Sì, cioè, onestamente. Soltanto, Ok, sono sicuro che normalmente non ci si... Non striscio così. Io esatto. No, decisamente no. Lui sì, spiegatemi perché. Ma che movimenti strani fa, che va su e giù a colpetti. Ho una mezza idea di come si stia muovendo quel tipo, sai? Non so se hai inteso, ma io una mezza idea ce l'avrei. Farebbe abbastanza male sulla, quelle scale fatte in forma di grata. Cioè, ai livelli di God Simulator più o meno questa discesa delle scale, ragazzi, sì, confermed, è il gioco più buggato della storia. Ok, l'episodio di quest'oggi è finito incredibilmente, nessuno se l'aspettava come sempre. Questa volta non 3000, ma 3001 like di getto, subito immediati. Altrimenti mi incazzo io, si incazza Spawn e si incazza pure Mr. White. Che guardate, ragazzi, diventa black dalla rabbia. Ok, dopo questa battuta pessima, iscrivetevi al nostro canale, che vi ho già fatto passare la voglia. Qui è la Spawn. Ah, io mi rifiuto di salutare. Ok, va bene, addio.